l'80% di loro non conosce la verità. Non conosce la verità, senza verità non si può costruire giustizia. Eppure le verità passeggiano per le vie delle nostre città. No. Allora il problema dell'omertà, l'omertà uccide la verità, anche la speranza della gente. Chiedono verità perché solo così possono avere giustizia. Delle stragi avvenute in Italia nel dopoguerra non si conosce di nessuna strage la verità. Non è possibile tutto questo. Chiedono una cosa che non ha senso, che è avvenuta nella politica, che le persone ammazzate prima del 1961 non sono riconosciute vittime di mafia. Anche se sono state ammazzate dalla mafia, hanno messo una data, quelle prima del 61 non sono riconosciute. Allora chiedono la verità, il diritto alla verità, chiedono che venga modificato, anche quelli ammazzati prima del 61 devono essere riconosciuti. Chiedono che la direttiva europea sulle vittime dei reati venga resa concreta nel nostro paese. E quindi noi siamo qui per i familiari delle vittime innocenti di mafia. Abbiamo voluto che questa fosse una giornata che lo Stato italiano la decretasse sua, perché noi passeremo, noi ce ne andremo, deve restare